Oggi farò un breve excursus sulla problematica delle specie alloctone o esotiche o straniere, se così vogliamo dire, rispetto al nostro patrimonio floristico vegetazionale, e poi focalizzerò un pochettino l'attenzione sul ruolo che queste specie possono avere, soprattutto nel contesto, di quello che comunemente viene chiamato il quadro delle specie invasive, cioè di queste specie che introdotte o per scopi agricoli o per scopi ornamentali o in maniera accidentale, poi sfuggono alla coltivazione, quindi invadono i nostri territori perché non trovando, come si dice, competitori dal punto di vista ecologico, si espandono e quindi occupano la nicchia ecologica di molte specie autoctone. Oggigiorno è opinione condivisa da tutti gli scienziati che questo fenomeno rappresenta un problema sia per la salvaguardia della biodiversità locale e sia anche in termini diretti di danno alla salute umana, alle coltivazioni e quindi in qualche modo questo problema, questa problematica, questo, questa introduzione non controllata delle specie va assolutamente, non dico bloccata, che è una parola grande, ma in qualche modo controllata. Ecco, siamo ormai in un contesto di globalizzazione che magari dal punto di vista delle scienze sociali, viene, trattato in tutt'altro contesto culturale, però per quanto riguarda poi la gestione naturalistica dei nostri territori, della nostra biodiversità, in qualche modo bisogna operare in maniera più scientifica. Scientifica più aderente al contesto naturale. Ecco, questo è un po' in sintesi l'intervento che presenterò più tardi.